Signore e signori, bentornati sul mio canale, qui è il vostro Tonokid che vi parla e oggi iniziamo insieme, signori, una nuova avventura con Call of Duty Black Ops 6, signori, finalmente è uscito, ogni anno appuntamento fisso per me da una vita, praticamente da MV2, ma MV2 il primo, quello vero, originale. Signori, siamo finalmente con pad alla mano su PC, con Game Pass, ovviamente, penso che il 90% dei giocatori quest'anno sia passato al Game Pass, però dettagli. E signori, lanciamoci nella campagna, poi credo che sul canale arriverà una sorpresina sul multigiocatore, signori. Vediamo, perché il multigiocatore me lo divorerò come di consueto ogni anno, ma ovviamente non ho mai portato... Qualche live sporadica l'ho fatta, soprattutto all'inizio dell'anno, tra dicembre e gennaio, però vediamo se in futuro questa cosa può diventare qualcosa di interessante, appunto. Signori, iniziamo oggi però con la campagna e andiamo direttamente, così ci lanciamo... Senza indugio, nella campagna che non so, non ho letto niente, come al solito io non mi informo perché non voglio farmi spoiler, quindi non so quanto dura, non so quante missioni siano, non so come siano fatte le missioni, c'era il precaricamento degli shader e mi deve per forza di cose quittare. E dopo 10 minuti di riavvii continui, perché aggiorna di qui, aggiorna di là, signori, questa è una cosa che odio tremendamente, siamo finalmente arrivati nel gioco, alla campagna. E possiamo partire subito così, perché effettivamente questo è, signori, si parte con la prima missione e siccome non è necessario il mio faccione, io sparisco e vi lascio solo con, ovviamente, il gameplay e la mia voce che comunque soave rimane. Comunque, Alfiere mangia torre, attenzione, partiamo così, incredibile, cioè così incredibile... Livingstone sta di nuovo schierando in campo me e Arrow, ne è passato di tempo. Woods dice che per questo Saeed Alawi ne vale la pena. Ok. Intercetta il convoglio di Saeed Alawi in Kuwait, o Kuwait, non lo so, e porta indietro il bersaglio vivo. Va bene. Signori, partiamo con questo Alfiere Mangiatorre. Allora, ti direi, non oso il veterano, ma l'esperto sì, dai. Meno quello. Americani e sovietici è stata eliminata. A significare che l'era del disarmo nucleare è cominciata. Assegno era voto. Manterremo la rotta e ne usciremo vincitori. Ed eccoci qua, signori. Black Ops 6. Sembra incredibile essere già arrivati al 6. Io che giocai ferocemente al primo. Gli anni passano, signori, ma le passioni, quelle no. Pronti? Ci sono altri 18 caricamenti. Vorresti per negarlo? Sapere. Ne abbiamo già discusso. Che cos'altro vuoi, Livingston? Silenzio! Hai ignorato un ordine diretto, Marshall, e ben sapendo che l'operazione era compromessa. Col dovuto rispetto, signore, lei non era lì. È il gruppo responsabile, questo Pantheon. Sicuro che fossero loro? Questo l'ha confermato Alawi. Quando si deciderà a dirci come stanno davvero le cose? Qui faccio io le domande, Woods. Se leggessi il rapporto... Ho letto il rapporto, Arrow. Non ho ancora deciso se crederci o meno. Voglio risentire tutto per filo e per segno. Però stavolta, a raccontarlo sarà Marshall, partendo dall'inizio. Eravamo in posizione vicino al confine Iraq-Kuwait. Una squadra molto piccola, io, Arrow e Kills. Ho
Kuwait, 1991. Alawi è in anticipo. Chiunque debba incontrare non si tratterrà a lungo. Già, specie un contrabbandiere. Ma scommetto che Alawi paga bene per fuggire dal Medio Oriente. Questo non cambia niente. Tanto lui verrà con noi. Outlaw 42, visuale sul convoglio. Marco il bersaglio, passo. Ricevuto terra, bersaglio confermato. Al vostro via, passo. Fallo. Outlaw 42, attacco autorizzato. Chiudo. Andiamo a prenderlo. Ricevuto terra, attacco in corso. Intaserò un po' il traffico. Attenzione, ci siamo. Livingston vuole che lo prendiamo vivo. Capito. Barrage, va al punto d'estrazione. Sì, sì, non preoccuparti. 5 minuti. Alawi è il ministro della difesa vicino a Salvani. Let's go, armi in mano, signori. Però aspetta, no, 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 fermi tutti. Dove cacchio sono le impostazioni? Ogni volta. Schema comandi. Tattico, grazie, gentilissimo. Solo questo, per il resto credo che sia uguale, ok. Ok, perfetto. Faccia lei, faccia lei. Eccone altri, avanzate restando nel fumo. Ma sì, beh, no. Effettivamente. Facciamo. Alla grande. Chi se ne frega di questo? Trovatelo. Ok, veicolo nero. Piccolo nero, va bene. Trova Alawi. Alla recinzione. Ciao, cari. Dietro al veicolo. Presto. Ah no, Arrow. Ciao, scusami. Pensiamo noi. In mezzo alla strada. Occupate l'area. Ah, porca puttana. Ce n'era uno anche qua vicino. Ma questo? Andato? Andato. Aspetta che carico. Là. Oh. Pazzito questo. Calmati. Non ti faremo del male. Gia. Forse. Avevamo un patto. Un patto? Non con noi. Dove andavi? Col cara bugiardo. Il vostro uomo l'aveva promesso. Chi sarebbe? È il nostro? No, e neppure Iracheno. Pantheon. Pantheon. Dobbiamo andarcene. Non potete farcela contro di loro. Non ci hanno visti e non devono farlo. Andiamo. Attenzione con l'ostaggio. Ah no. Allora, fammi capire bene, Marshall. Il gruppo che sostieni sia Pantheon... Era una forza paramilitare, transnazionale e ben armata, praticamente sbucata dal nulla. A questo punto, invece che attendere rinforzi, avete deciso di fare gli eroi. Dovevamo agire in fretta, altrimenti non avremmo... Ha disobbedito oppure no agli ordini che gli avevi dato? Sì, è così, ma date le tempistiche. Come immaginavo, questo me lo sarei aspettato da te. Ma non da te. Signore, la nostra missione era recuperare Alawi con qualsiasi mezzo che fosse. Oh, lo so! Ma allora mi spieghi perché adesso si trova dentro un sacco all'obitorio? È andato. Sono complicate. Chi è quella gente? In Pantheon ci sono ex operatori europei e statunitensi. Non so chi sia il capo. Ci bloccano l'uscita. Chiediamo rinforzi e aspettiamo. Aspettate. Scott. Marash, rispondi. Stiamo arrivando. No, siamo compromessi. Alawi ci rallenterà. Alawi, starai con noi o con Pat? Verrò insieme a voi. Cazzo, Troy. Ottima scelta. Gaze, iniziamo sfoltendo Liuco. Zitto.
Allora, equipaggio e scambio gli oggetti che vuoi portare con te per personalizzare l'equipaggiamento. Ti premuto su per aprire la ruota di equipaggiamento per assegnare gli oggetti di equipaggiamento dei tali tattici di supporto nei rispettivi slot. Ok, abbiamo una ruota. Attenzione. Tre per equipaggiare. Ah, proprio Case, così. Abbiamo da fare. Ok, no, tieni le granate intanto, poi vediamo. Sgomberiamo la zona. Ma a meno che... Ah, beh, signori, che fai? Te ne privi. L'RCXD non lo provi. Proviamolo un RCXD. Là! Ecco il nostro varco. Devo fare più danni, con l'RCXD. Oh, caro. Questi di Pantheon sanno combattere. Andiamo al punto di raduno. Vado, vado. È andato. Può durarsi di più. Forza, al punto di raduno. Vado. Oh, oh, l'ho visto. Ma che mira della minchia. Vai, vai, tira la granata. Porca puttana. Un flashbang queste? Porca puttana. Corazza, prendi la corazza, metti la corazza. Attenzione. Il punto di raduno è oltre quel canyon. Ma fammi lottare un po'. È l'unica via di uscita. Farage, ci stiamo avvicinando. Farage, rispondi. Sicuri che lo troveremo lì? Dato Farage. Tu pensa a non rallentarci troppo. Qui siamo bersagli facili. Pantheon può farci a pezzi. C'è nessuno, non ti preoccupare, Arrow. Cheat. Contatto. Pantheon è più in alto di noi. Parliamo. Dati qua. Vedi sto stronzo. Occhio, granata. Case, siamo quasi arrivati, non fermarti. Oh. Davanti. Porca puttana. C'è un cecchino. Il più preoccupato. Porca. Sono più preoccupato del lanciarazzi, onestamente. La meta è verso che del cecchino. Alawi, che cazzo vuole quella gente da te? Tiratemi fuori da qui e vi dirò tutto quello. Sei che buono. Come minimo. O ti ammazzerò io. Farage ci sta aspettando più in giù. La attenzione omnidirezionale, sì. Signori. Movement. Siamo dietro di te. Pronti? Farage. Dovremmo essere a posto. Ah, pensavo fosse morto così. Sarebbe stato un po'. È il vostro. No, 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 no. Ma che ca. Adler. Sta fermo. Aspetta che Woods venga a servire. Il fottuto rasselato, traditore della Cina. Da quanto scappi? 10 mesi. Marshall, il nuovo pupillo di Woods. Calmati, ragazzo. Tanto qui ho finito. Jane. Hai ucciso un bersaglio prioritario a sangue freddo e messo a rischio la sicurezza nazionale. Alawi non poteva finire con Pantheon, né con Langley. La CIA è compromessa. Io sono solo il capo espiatorio. Perché dovremmo crederti? Ehi, Jane, chiudigli un po' quella bocca per me. Certo. Aspetta, ho un messaggio per Woods. Ah, sì? Ditegli al fiere mangiatore. E che cazzo vorrebbe dire? Filiamocela. Va bene. Merda.
Ecco, Adler mi stava sul cazzo e mo mi sta ancora più sul cazzo. Case, usa il lanciatore, lo abbatteremo. Siamo sicuri? Là, ce l'abbiamo dietro. Non c'è scampo. Fallo fuori. L'ho colpito però. Sì, ma stai calmo, ho troppe responsabilità. Mettiamolo con un razzo. Stai flercia. Non è semplice. Vedi. Tutto ok. Per ora. Su Case, fa qualcosa. Dai, buona. Che cazzo. Merda. Merda. Questo è guidare. Lo spazio aereo sembra libero. Fuori pericolo. Servirà una spiegazione per Alawi. Sì, allora, sì. Buona fortuna. E stai zitto, Adler. Maledetto. Altro da aggiungere? Signore, nonostante la condotta irregolare e la perdita di Alawi, la cattura di Russell Adler è un trionfo. Sì, Arro. Catturare un agente ribelle è senz'altro un trionfo. Russell Adler, la talpa che ci ha traditi a Panama è responsabile delle tue attuali condizioni, Woods. Perché ha voluto passarvi informazioni in Kuwait? Alfiere Mangiatorre. Idee sul significato? Nessuna. D'accordo. A causa del rapporto lacunoso di Arro e il rifiuto di comunicare informazioni cruciali su Russell Adler, il vostro team è sospeso. Dice sul set. È una stronzata. Quanto a te, Arro, sei davvero a tanto così da farti sbattere fuori? È merito di persone come me, Adler, se adesso qui non stiamo parlando russo. La guerra fredda ormai è finita, ti è chiaro, Woods? Tu e Russell Adler siete rimasti gli ultimi sceriffi globali di un'epoca che appartiene al passato. Prendetevi questo tempo per rifletterci. Congedati. Tutti quanti. Tra 5 minuti nel mio ufficio. Ti consiglio vivamente di mollare l'osso, Marshall. Ammiri il tuo capolavoro. Allora l'hai tenuto. Non tutti i ricordi sono delle cicatrici. Perché siamo qui, Arrow? Perché voi sapete qualcosa. Mi spiegate che intenzioni avete? Volevamo andarcene da qualche parte. Sai, una gita di piacere. Per staccare un po'. Sentite. Stavolta cercherò di pararvi il culo meglio che posso, ma al prossimo casino che combinate, sono cazzi vostri. Ricevuto. Ti devo un favore. Uno solo? Beh, direi dozzina. Fammene uno tu, Troy. Non farti ammazzare. Vedrò cosa posso fare. Attenzione, c'è del tenero. 3 giorni dopo. Grazie. Alfiere Mangiatorre. Woods ha capito subito. Adler ci indicava un posto preciso. Il Mar Nero. Stando a Woods, 15 anni fa, lui e Adler scoprirono un rifugio del KGB abbandonato in Bulgaria. Era noto come la Torre. L'anno scorso, prima che sparisse, Adler stava indagando su un pericoloso gruppo paramilitare. Uno che riceve ordini dall'interno della CIA. Credeva che Pantheon stesse sviluppando un nuovo tipo di arma per scatenare sul mondo una minaccia mai vista prima d'ora. E neanche a dirlo, sono emerse prove che hanno incastrato lo stesso Adler, così è fuggito in questo posto. Ciò che abbiamo scoperto qui negli ultimi giorni ha cambiato tutto. Ora mi interrogo su ciò che credevo di sapere. Su Adler, su Livingston, sulla stessa CIA. Mi chiedo se convenga nascondere tutto a Jane. Per Woods potrebbe esserci molto preziosa, ma finirebbe nel mirino se Langley scoprisse le nostre intenzioni. Adler ci ha riuniti qui per un motivo: fermare Pantheon prima che accada.
E per riuscirci, Woods lo rivuole in squadra. Non sarà facile. Adler ha lasciato un nome. Tanto vale iniziare da questo. Non lo voglio io, Adler. Sta sulle balle. Non perdere tempo. Segui il piano. Se Vati Duma, incontrerai lei. Non so perché fosse in contatto con Adler, ma è la nostra pista. Non mi fido di lei. Forse neanche Adler. Cazzo, può essere che sia coinvolta in questa cosa di Pantheon. Di chi possiamo? Domani incontrerà Case ad Avalon, quindi si procede. Bene, bene, bene. Ma guardati, finalmente al comando. Non dovremmo trovare Adler prima. Io giro intanto, eh. Amico? No, non sopporto quello stronzo. Ma ci serve. A volte bisogna mordersi la lingua. Se è davvero in gamba come dici, al rientro di Case avremo rintracciato Adler. Sempre che Livingstone non l'abbia già infilato in un barile. I dettagli sono sulla bacheca. Sto partendo, quindi dimmi se ti serve qualcosa. Questa bacheca? Per dare una sistemata a questo cesso di rifugio, Case. Parliamo quando hai tempo. Va bene, come vuoi, però fammi dare un'occhiatina prima, che, visto che si può girare, signori, che fai, te ne privi? Luce ultravioletta. Privare messaggi nascosti nell'ambiente. Ma c'è scritto qualcosa, non so cosa, ma c'è scritto qualcosa. Sarà un easter egg molto probabilmente. Ma bella questa cosa che possiamo girare abbastanza liberamente. Per ora, poi vediamo. Io un giretto comunque lo faccio, giusto per capire se c'è in giro qualcosa di strano, di particolare. Qualcosa di utile anche. Qua si sale addirittura di piano. C'è niente? A quanto pare no. A parte rumori un po' ambigui. Ma ci sta. Allora. Si esce. Ok, salve. Vedete voi? Ma in realtà qua non c'è nulla. Proviamo a salire. Oh, proviamo a salire. Attenzione. Mattino ha parlato di nuovo con Alawi. Si sta innervosendo per le voci di un imminente attacco della coalizione. Stavolta non sono riuscito a cavare molto da lui. Accennata degli elite del Pantheon, non ho ancora vere informazioni su di loro, presumo siano operatori, addestramento particolare, tecnologia avanzata, l'hanno rubato, sviluppata internamente. Hussein è interessato, ma in realtà punta a qualcos'altro. Ok. Io esploro, signori, se c'è da esplorare si esplora. È anche una novità questa cosa. Qua. C'è qualcosa di interessante allora, eh? Una cassaforte, ci sarà un codice da qualche parte. La prima volta comunque che fanno una cosa del genere, se non ricordo male, nella campagna. Cioè questa libertà esplorativa è nuova. Dobbiamo trovare un codice della cassaforte. Salve. Si può? È la stanza di qualcuno questa? Cioè che con ancora in giro i vestiti le cose. Che schifo. Ci provo a cercare... a cercare il codice.
Niente, però qua non c'è niente. Qua ci sono ancora le scale da cui siamo saliti. No, siamo saliti da qua noi. Vabbè, ricordiamoci che c'è una cassaforte. Lo ricorderò? Assolutamente no. Vabbè, direi di andare avanti però adesso che abbiamo fatto il nostro giretto. Ehi, che si dice? Quello che c'è nei file di Adler. Un'assassina di circa 30 anni. Ok. Viene da una fazione criminale di Avalon, la Gilda. Esatto, può essere cresciuta nella Gilda, è stata esiliata. O se n'è andata. Comunque, se Adler era interessato a lei, lo sono anch'io. Ok. Per ora abbiamo solo il materiale di Adler. Ma può essere fuori di testa. Che lo sia oppure no, quei paramilitari in Kuwait non scherzavano per niente. Ben armati, coordinati e motivati. Io? Jane, sveglia. Appena Langley capirà che ce la siamo svignata, si inventerà qualcosa per darci tempo. Fino ad allora le staranno sempre con il fiato sul collo, quindi ci riuniremo con lei al momento giusto. Sono preoccupato? No. Te lo dici tu. Che ti devo dire? Non so, sarò ingenuo, ma mi sembra difficile. Se Livingstone fosse coinvolto, vorrebbe sbarazzarsi di Adler, a qualunque costo. È uno che odia gli ordini, ma non può vivere senza. Quel bastardo ha la scorza dura. Ha perso l'uso delle gambe a Panama, è il suo migliore amico. Langley l'aveva messo dietro una scrivania, ma detto tra noi, non fa per lui. Non è che può andare in giro a trascinarsi in giro, eh? Killer. Da come siamo messi, gli sembrerà di essere di nuovo in prima linea. Va bene. Felix Neumann è stato un tecnico e un sicario della Stasi. Qualche anno fa ha creato il ramo militare di ARPANET, perciò spero abbia ancora il tocco. Ok. Certo. Ci rivediamo giovedì. Ah, proprio se ne va? Ciao caro, grazie per il tuo aiuto. Va bene. Quanti soldi hai da parte? Ben detto. Carpe diem, cazzo. Comunque, se vogliamo farlo, servirà finanza creativa. Forse può andare bene per Adler. Per una squadra. Va ripensato da capo. Un'armeria. Un poligono. Attrezzature. E tutto quello che ci servirà col tempo. E bisogna pagare. Marshall ha trovato dei soldi nascosti in una stanza di sopra. A parte questo, siamo a zero. E non possiamo usare i nostri conti. È pericoloso. Ok. In missione, recupera il denaro che trovi in giro. Sto parlando di un approccio alla Robin Hood. Rubare ai ricchi per dare ai poveri. Sì, però metti via il coltello che mi fai paura. Seguivamo una pista del KGB. Una registrazione ci ha portati qui. Sembrava abbandonato. Neppure la nostra talpa nel KGB sapeva di questo posto. Belikov ha ipotizzato fosse di un gruppo autonomo, ignoto al comitato centrale. A ogni modo, qui i rossi non ci mettono piede almeno dal 68. Dubito volesse coinvolgere altri. Aveva delle persone fidate, ma per quanto ne so, non le ha mai contattate. È per questo che Adler parlava con Dumas, senza dirlo a Langley. Lo faremo anche noi, per adesso. Ok. Teniamo conto delle spese. Va bene. Insomma, possiamo spendere denaro che troviamo in giro, signori, per aggiornare il nostro nascondiglio, la nostra base operativa. Ci sta. Puoi usare denaro trovato, mi sembra, costruire 3 nuove postazioni nel rifugio. Ogni postazione dà accesso a specialità operatori che ti rendono ancora più micidiale sul campo. Dimmi come vuoi spendere questo. Training arena. Ah, non costano tanto. Abbiamo 700, costano 500. Gear Station, Weapon Bench. Ti dirò, prima facciamo questo, dai. Non se n'era andato, Marshall. Bravo, bravo, fai le pulizie. Poi ti diamo una mano noi, Con molta calma. Ci sta.
Controlliamo il banco delle armi, il banco dei pegni. Allora, qui puoi usare il denaro trovato in missione per acquistare nuove specialità operatorie che migliorano abilità di combattimento, resilienza, fisica ed equipaggiamento. Alcune prevedono dei livelli di potenziamento. Per esempio, al banco delle armi, caricatore extra. Ok, con 200. Riduce il 20% il rinculo dell'arma quando spari. Ricarichi l'arma al 15% più in fretta. Bello, mi piace questa cosa. Dai, mirino. 15 corazzati. Dispersione sparando senza mirare. Ci sta. Pure le armi. Solo per multigiocatore Warzone. Ah, e poi ce le sblocca nel multigiocatore. Ma impazzisco. Ma le voglio. Vabbè, io ti dirò. Facciamo sul rinculo subito. Spendiamo sul rinculo. Vai. Sti gran cazzi. Giusto per, giusto per. No, volevo capire se c'era modo magari di anche personalizzare le armi e tutto, ma magari non qui, forse il poligono. Va bene, direi che possiamo andare avanti, caro. Cioè, facciamo un'altra missioncina, giusto? La bacheca degli indizi, ok. Alfiere mangiatore, ok. E missione successiva, Faida. Woods dice che non si fida di Sevati Dumas, ma lo dice sempre di tutti. Forse mi sta contagiando. Fai tutto ciò che è necessario ad Avalon per coinvolgerla. Va bene. Missione, ricompense, adesivo, sfide. Uccidi uno degli obiettivi con un coltello da lancio in Faida. In Faida o in faccia? In Faida, cosa vuol dire? Va bene. Andiamo, signori. No, in Faida è il nome della missione, che imbecille che sono. Ma posso dirti un paio di cose su Avalon. È un parco giochi per ricchi schifosi. La città è gestita da criminali. Tutti cercano la prossima vittima da far fuori. Scelto un bersaglio, ingaggiano gente come Sevati. Lei faceva parte della Gilda, una delle fazioni più potenti di Avalon. Ora lavora in proprio. Adler l'ha ingaggiata per battere una pista su Pantheon. Stanotte l'aiuterai a sbrigare quel lavoro. Dobbiamo capire dove porta questa pista. Forse potrebbe anche entrare in squadra. Tu dalle una mano, ma non abbassare la guardia. La fiducia va guadagnata. Ecco. Quindi è pericolosa, signori. Quindi stiamo accorti. Vediamo di riuscire a fare anche questa seconda missione. Poi credo che ogni episodio avrà una sicuramente, ma massimo due missioni, perché comunque durano abbastanza. Nove spaccate. Ciao Case, guarda sotto la cabina telefonica. Coltello? Pistola? Soldi? Ah no, una auricolare. Cazzo, una... sembra... Ah ok, c'è anche una foto, no, perché... Un intermediario della Gilda. Stanotte si metterà in contatto con Pantheon dal suo yacht e noi lo ascolteremo. Finita la chiamata, tu finirai Yannick. Questo farà uscire allo scoperto il mio vero bersaglio. Ma una cosa alla volta. Ok. Dal campanile di quella chiesa c'è un'ottima visuale sullo yacht di Yannick. Darà una festa mentre i suoi contano i soldi nella chiesa. Ok. Yannick traffica armi, droga, donne. Gli basta far soldi. Gira voce che Pantheon voglia mettersi in affari con la Gilda. Yannick starà tastando il terreno. È la prima tessera del domino. Buttandola giù spero di arrivare fino al bersaglio a cui punto veramente. Johan e Saidi. Abbastanza vicina da sapere se fai un casino. Giusto per sapere, Va bene. Vediamo un po' come te la cavi, Case. Raggiungi il campanile. Vedi che mi ha lasciato qualcosa. Come. L'importante è chi ci arrivi. Cerchiamo di capire. Questo è un nemico? Usarmi silenziato per non farti Case. Scoprire. Fatti un tuffo, così eviterai le guardie.
Siamo sicuri? Beh, facciamoci sto tuffo. Ascoltata la chiamata di Yannick e confermata la pista di Pantheon per Adler, aprirò la stagione di caccia alla Gilda. Se la sono cercata. E lo dico perché ho lavorato per loro. Quando ero nella Gilda non badavo molto alle feste di Yannick. Però erano un ottimo addestramento per imparare a mimetizzarsi. Per le tipe adocchiate da Yannick era una lunga nottata. Questa sarà brevissima. Ho visto del movimento lì, ma... ci sono delle scalette. Guardiamoci anche dei soldi, sto creando dei soldi. Le finestre sono aperte. Potresti salire al piano di sopra. L'accesso al campanile si trova al primo piano dietro la porta chiusa a chiave. Oh, caro. I soldi di Pantheon sono ancora all'altare. Yannick, quando passa a prenderli? Tengono un mucchio di denaro vicino all'altare. Prendiamo noi. Tipo di Pantheon per la Gilda. C'è da fidarsi di quella gente di Pantheon. Vedi? Credo che sia una missione secondaria, diciamo. Comunque, che fai, te ne privi? Ci sono i soldi. Siamo solo attenti a non... si è accorto? Si è accorto di niente. Il tuo conto in banca ringrazia. Furtività, resta riparo, covarsi per non far scoprire il nemico. Se il nemico ti vede, esci rapidamente dal suo campo di visione per far calmare le acque. Merda. Accorto del... ciao, caro. Case, il lavoro non è finito. Dai, calma! Mi fai fare il mio lavoro con calma? Diceva? Trappola tranquillante, va bene. A sta luce. Tra l'altro non ho capito noi che cazzo di chiave abbiamo, ma ok. Credo che serva per questo. Pantheon dovrebbe chiamare Yannick a momenti. Mi raccomando, Case. Prima dobbiamo ascoltare la telefonata. Sì, vai tranquilla. Dobbiamo confermare eventuali legami con Pantheon. Che fai? Non ti metti qua? È entrato un martello, munizioni. Ok. Non ho letto il messaggio, va bene comunque. Colò. È vicino all'ombrellone, ponte superiore a sinistra, circondato da ragazze. Ci sdraiamo, ci mettiamo comodi? Ho ricevuto l'anticipo. I miei lo stanno contando. Quello. Dentro tutto. Ricorda, con questo abbiamo chiuso, eh? Non voglio immischiarmi con la CIA o i tuoi amici di Pantheon. Lo spedirai stasera, chiaro? Gli accordi non erano questi. Stasera, Yannick, non sfidarmi. E così Pantheon è legato in qualche modo alla CIA? Posso? Ora sappiamo abbastanza. Puoi sparare. La... attenzione, tipo sniper elite. Preso in faccia pieno. Mi spiace signorina, dovevo farlo. Woods aveva ragione, hai una buona mira. Mi sta sulle balle, quello posso? Yannick era solo la prima tessera del domino. Ok. Non abbiamo ancora finito. Torna alla cabina telefonica, verrò a prenderti con un furgone bianco. Ti mammo. Si è saputo di Yannick. Ho un'idea. Facciamo stile Assassin's Creed. Merda. Non è alto, dai. Là. Ci si tuffa. Signori, bisogna far così. Poi magari in giro per la mappa c'erano, non lo so,
cose da... Non deve superare i canali. Ma come non deve superare i canali? C'erano magari delle cose da prendere, soldi e quant'altro. Via libera, Kate. Però noi facciamo... Ah, il furgone, lei? Ciao, cara. Arrivo. Ma è necessario. Andiamo, Case. Ehi, abbassa il volume. Ciao, cara. A posto? Quello è Gabriel. È in gamba. Terranno una riunione d'emergenza allo Chateau de la Haute Lune. Tre pezzi grossi della Gilda parleranno di come gestire l'accordo con Pantheon. Ok. Voglio essere pagata, quindi ci imbucheremo la festa. Va bene. Chateau de la Haute Lune, andiamo! Tassista, quindi. La Gilda farà chiudere il ristorante e userà una stanza sicura al primo piano. La porta si può aprire solo dall'interno. Mi aiuterai a spalancare quella porta. Va Pochi bene. Minuti e ci siamo. Giusto in tempo per cambiarmi. Ecco fatto. Così passerò i controlli. Poteva anche farcela vedere, nel senso. Fregare la Gilda. Pantheon è solo un extra. La mia fermata. Raggiungi l'anticamera della stanza sicura al primo piano. Scatterà un allarme, niente paura. La Gilda non ti conosce. Quindi la cosa migliore è arrendersi e stare al gioco. Una volta dentro, aspetta il mio segnale. Al tuo segnale scateneremo l'inferno, giusto? Noi qua intanto, nel dubbio, come so già come va a finire. Il pompazza? Non volevo il pompazza, va bene. Ok. Mi sarebbe piaciuto. Ah, questo è il dossier. Ok, uno è andato. Giovanni Sessadi. Ok. Omar Seghir. Posso fare altro qua? No. No, cambiami. Scusami. Va bene il pompa, ma anche no, dai. Pronti? Beh, oddio. Non so neanche se. Andare avanti, signori, o fermarci qui, però. Entra e trova la stanza sicura. Dove? Ah, trova il modo di entrare nel ristorante. Il ristorante è questo? I bastardi della Gilda che si riuniranno, e Saidi è il peggiore. Dobbiamo beccarlo, o non entrerò a far parte del vostro club. Andiamo, se di... Porca puttana. Perché mi sono fatto un altro bicchiere? Un innocente, non spariamo. Faremo un brindisi appena avranno finito di sopra. Avanti, un po' di vita. Vado un attimo a fumare. Non metterci troppo, ci hanno detto di stare qui. Ah, la mossa finale, sì. Non era questo l'atterramento silenzioso? Vabbè, quello non credo che parli. Però fammi vedere, prendere il coltello da lancio, grazie. Ciao, caro! Pensava lui. Vediamo sempre se ci sono in giro soldi, qualcosa, ma no. Quasi in posizione. Tu vai all'anticamera. Non è andato. Dobbiamo salire? Anticamera. Innesca l'allarme. Io sarò pronta. Morto? Sì. No, no, il figlio è più...
ci siamo. Butta quell'arma e mani bene in pista sul vetro. Volevi imbucarti? Merda. Abbassa subito quell'arma. Sicuro. Ah. Proprio così? Non muoverti, Case. Non parlare. Sta al gioco. Al mio segnale. Non prima. Cambio di programma. Il carico va spedito stasera. Voi della CIA siete tutti uguali. E questa... sorpresa. Che sta succedendo? Abbiamo ospiti. Una preda finita nella tana del leone. Da sola. Intrusi. Forse lavora per un nostro rivale. O forse è Pantheon che vuole fregarci. Siamo qui per te, Esaidi. Sapremo la verità in un modo. Acca troia. Vediamo di chi si tratta. Fa pure. Guarda un po'. Sei molto lontano da casa, Case. È una persona estremamente pericolosa. Deve morire subito. Amminata. Merda. Scusa, il primo è andato un po' così. No, ma... ma come il pericolo potrebbe essere ovunque? Ma ho sparato a seconda. Merda. Culo. Via. Aspetta, aspetta. Il pompa lo prendiamo a sto giro. Quello non mi ha neanche riconosciuta. Non che faccia differenza. Attenzione ai civili, attenzione ai civili. Porca vacca. Vi scongiuro, non fatemi del male. Cazzo, aspetta che ho visto un'altra piastra. Fatemi un'arma però. No, coltelli da lancio, non ci credo. C'è la sfida. Porca. Chiamate la mia limo! Portatelo al sicuro! La voce di Sedir sta coprendo la fuga di Esaidi. Avanziamo! Dammi il piastro, dammi un attimo. Dobbiamo proteggere Saidi! Porca troia. E perché vado così avanti? Case, non fermarti. Non fermarti, ma dammi una cazzo di mano anche tu però. Non abbiamo qualche... no. Porca vacca. Oh, che? Dai, riprendi sta carta di vita. Non l'ho ucciso. Devo ucciderlo col tuo lancio. Non l'ho ucciso. Sei buono. Buona. Là, alla spalla, ma è colpo decisivo. Facciamola finita. Ben fatto, conseguito. Resta soltanto Esaidi. Sì, voglio coltello da lancio.
Devo farlo col coltello da lancio, si può? Dov'è Saidi? Controlla la strada! La limousine si avvicina! Spara! Sì, ma mi ammazzano, zia! Porca! Conferma la, la morte di El Saidi. Da! Brucia all'inferno, El Saidi. Brava, così si fa. Pronta. Non è pieno inferire, però. Hai fatto la tua parte anche di più, Case. Grazie. Adler aveva ragione. Forse dietro Pantheon c'è la CIA. Speriamo che si sbagli su quell'arma misteriosa. È giunta l'ora di visitare questo vostro rifugio. È stato così facile convincerla? Notizie da Case. Se Vati Dumas si unirà a noi alla torre, siamo a 2 su 2. Io tornerò da Monaco con Neumann. Neumann è un brutale sicario della Stasi e un genio della tecnologia. Era una bella spina nel fianco per la CIA. Questo prima di mandare a fanculo la Stasi e passare con la Germania Ovest. Neumann dice di aver chiuso per sempre con la violenza e ormai non gira neanche armato. Tuttavia non è riuscito a resistere alla tentazione di rompere di nuovo i coglioni alla CIA. Presto avrà l'occasione di farlo. Proverà a entrare nella rete di Langley per scoprire dove tengono Russell Adler. Quella serve non mi convince ancora del tutto, ma ehi, non ci ha uccisi nessuno. Già qualcosa, no? Va bene, signori, direi che ci fermiamo qui per oggi con questo... E abbiamo già qualcosa, vieni. Sì, arrivo, cioè, guarda qua che panorama, cioè, insomma, che fai, te ne privi? Vuoi aggiornarci? No, ma arrivo, datemi un secondo. Chiamami. Noi siamo tutti amici. Vabbè, niente, dobbiamo sentire. Certo, come no? Russell Adler è nel vostro sito segreto di Washington DC. Sì? Quello sotterraneo che è diventato operativo circa 3 anni fa. Sito segreto di DC. Abbiamo anche le piantine. È situato sotto Capitol Station, suppongo ne foste già al corrente. Capisco. Ma include una piccola ala di massima sicurezza. Ed è lì che troverete il vostro premio. Ci serve un piano. Sei con noi. Altrimenti non sarai seduta qui. Ah, scusi. Perché ci siamo spostati? Felix, come entro là dentro? Sto ancora vagliando le vulnerabilità. Bravo. Se ne trovi qualcuna, dimmelo. Salve. Va bene. E poi parleremo un po' con tutti. Adler è andato ad ammirare... Adler, scusatemi, Woods è andato ad ammirare il tramonto. Cosa che facciamo anche noi, signori. E... per oggi, come detto, ci salutiamo qui. Io come sempre vi ringrazio per la visione, vi invito a lasciare un like, un commento, a seguire tutte le altre serie sul canale, a restare sintonizzati sul canale perché, attenzione, perché potrebbero arrivare cose. E come di consueto, signori, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e con Black Ops 6 e la campagna ci vediamo con un prossimo video. Alla prossima, ciao ciao!